I ruoli nella pallavolo. Bentornati su Custom Volley. Ti stai avvicinando alla pallavolo e vuoi saperne di più? Bene, sei arrivato nel posto giusto. In questo video andiamo a scoprire tutti i ruoli della pallavolo. Guardalo fino alla fine e scopri quale può essere il tuo ruolo preferito. Cosa aspetti? Iniziamo. La pallavolo è uno sport che richiede concentrazione, velocità e precisione. Per poter giocare a questo sport in modo efficace, ogni squadra deve avere una buona comprensione dei ruoli e dei suoi giocatori. In questo video esploreremo i ruoli della pallavolo in modo dettagliato. La pallavolo prevede 5 ruoli principali e sono il centrale, il libero, il palleggiatore o l'alzatore, lo schiacciatore laterale o mano e lo schiacciatore opposto o contromano. Vediamo dunque i dettagli di ogni singolo ruolo. Il centrale è colui che legge le azioni avversarie, è il giocatore di solito più alto della squadra e gioca in posizione centrale rispetto alla rete. Il suo compito principale è quello di fare muro, ovvero impedire che la palla passi dalla sua parte del campo. Inoltre può anche attaccare e risulta essere, se innescato bene, uno degli attacchi più efficaci a disposizione di una squadra. Il centrale deve avere un'ottima coordinazione occhio-mano e una grande abilità nel salto. Il libero è l'unico giocatore che può sostituire un difensore senza dover rispettare le rotazioni della squadra. Se vuoi saperne di più sulle rotazioni e sugli schemi, clicca in alto e scopri il video dedicato. Questo ruolo è stato introdotto per migliorare la difesa e la ricezione delle squadre e la sua presenza in campo non conta come un cambio ufficiale. Il libero non può attaccare né battere né fare muro, ma può sostituire qualsiasi altro giocatore in difesa e ricezione. Inoltre il libero è solitamente il miglior ricevitore della squadra e viene utilizzato come sostituzione al centrale quando è in seconda linea. Il palleggiatore o l'alzatore è il regista della squadra, alza la palla agli attaccanti per consentire loro di colpire la palla. Il palleggiatore è il cuore della squadra e deve avere una grande conoscenza del gioco. Deve essere in grado di valutare la situazione in tempo reale e prendere decisioni rapide e intelligenti. Inoltre deve avere un'ottima coordinazione occhio-mano e una grande abilità nel palleggio. Lo schiacciatore laterale o mano è il giocatore che attacca da una delle due estremità della rete, è chiamato anche schiacciatore in banda e da questo nome deriva il suo nome banda, perché attacca sulla linea laterale del campo. Lo schiacciatore laterale deve avere un'ottima capacità di salto, velocità e precisione, in modo da poter colpire la palla con forza e precisione. Inoltre deve avere anche una buona ricezione, siccome insieme ai liberi è impegnato nella fase di ricezione. Lo schiacciatore opposto o contromano è il giocatore che attacca dalla parte opposta dello schiacciatore laterale. Di solito è il principale attaccante della squadra. Lo schiacciatore opposto deve avere un'ottima capacità di salto, velocità e precisione, ma soprattutto potenza. Di solito ha spiccate doti in attacco che sacrificano quelle sul bagger, visto che generalmente l'opposto non viene impiegato nella fase di ricezione. Inoltre deve essere in grado di attaccare sia in diagonale che in parallelo a seconda delle situazioni di gioco. In conclusione, i ruoli della pallavolo sono fondamentali per il successo della squadra. Ogni giocatore ha un suo compito specifico che deve essere eseguito con precisione e determinazione. La conoscenza dei ruoli da parte di ogni giocatore è quindi essenziale per una buona collaborazione e un gioco di squadra efficace. Spero che questo video ti abbia fornito una rapida infarinata sui vari ruoli della pallavolo. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare un like e ad iscriverti. Inoltre non ti dimenticare di guardare gli altri nostri video sulle regole della pallavolo. Ti saluto e ci vediamo al prossimo video.